Oh, finalmente mi è riuscito a deportare il teatro dei 90 a Monterchi. Io ho cominciato con loro, t'accordi, no? E che tempi? Sì. Tempi della Vita, morte di Pulcinella. vita e morte di Pulcinella. Io ero nata. Ah, No, io eri ero nata. nata, adesso è qualche No. annetto, ma oh, qualche annetto, ma Ma ti sei sembra più vecchia. alta semplicemente perché c'ha la sedia. Non è vero. No, fidati, è Io così. ho fatto la gavetta e comunque sono venuto su abbastanza No, bene. però Adesso recito anche con voi, oltre. Adesso recita pure. E questo è il guaio. Questo è il guaio. No, comunque hai ragione, era importante portare questa commedia perché è tratta addirittura anche Shakespeare nella ripresa con le Alleghe comari di Windsor da Giovanni Cerchioni, Come si intitolava? il pecoraio. Ah, il pecoraio, Il sì. pecoraio. Però era. Era una commedia del 400. Sì, tipo commedia dell'arte, No, insomma. Prego, prego. pre-commedia dell'arte, era dell'umanesimo, sì, a fare del giro. Quindi era anche un po' pesante, diciamo, da sentire, no? No, beh, No. certo, un po' pesante. Diciamo che è una, più che una rivisitazione, è un liberamente tratto, no? Perché poi è stata, grosso modo, cambiata nel linguaggio, cambiata nei quadri, ma il linguaggio è diretto, dai, è spontaneo, è quasi televisivo, vale a Ma noi dire. si fa ridere. E speriamo di far ridere, Speriamo di far perché ridere. senza far ridere ci tirano le I sedici, ci pomodori. tirano le sedici, poi tra l'altro è una commedia che può andare, è stata pensata anche per la piazza, di conseguenza c'ha i ritmi molto veloci, molto. Speravamo di prendere il pubblico di sorpresa, no? Perché prendono colto e Ma il ridono. teatro dei 90 io sono arrivato che già era in voga da un po' di Sì, tempo. sì, Qual è la sì. storia? È la storia. Avevo fatto il 40° di fa, 10 anni fa, sono 50 anni di teatro. Sì, tanto teatro, ha fatto tante cose, la compagnia ha fatto, è grosso modo eterogenea, dal teatro dialettale al teatro moderno, quello proprio, o al teatro dell'assurdo. Ha fatto un sacco di cose, saremo a 200-300 allestimenti, ma forse anche più, forse anche più. Questa è la storia? Te la ricordi questa sera? La No. storia è un bel casino. Allora, io sono la sua moglie, sempre così. Proprio mi capita sempre questa disgrazia che sono sempre la sua moglie, quindi No, così. sempre cornuto, Ma siccome sempre con per forza, eh. cioè non lo so, guarda anche la differenza d'età, no, vorrei dire, per forza, uno Ok, un quello po' che c'entra si deve rimboccare le è perché io sono maniche. stato male da piccolo, Infatti, un anno, un po'. quindi è la natura. E quindi, insomma, lui è birbo, ma io sono più birba, e quindi c'è parecchi personaggi che si intrecciano su questa vicenda e ognuno parla il suo dialetto, perché c'è da dire che per combinazione siamo in sei, ognuno viene da un posto diverso della Valtiberina e quindi ci sta anche un'aretina e quindi ognuno ha ripreso il suo dialetto. E di che parla? Ci venite a vedere e glielo diciamo. Oh, c'è una cosa curiosa, ma curiosa sicuramente per i monterchesi, ad Sì. schiantata da ridere la prima volta che sento un vaso, tu devi venire qua, non quando para te, quando sentiranno la parola maso, che a Monterchi la conoscono tutti, Sono perché io. lui si chiama Massi Francesco, ma tutti, nessuno Ma ti chiama Massi, no, tutti Maso, tutti è Maso. un personaggio, il mio personaggio per l'appunto sul copione si chiamava Maso, quindi mi ha proprio colto in pieno. E un po' rispecchia anche il mio personaggio, in Beh, fondo, sì, ma no? sì, così No, uno lasciamo scapolone perdere lo scapolone. incallito, Ma speriamo di no? no. Comunque, Speriamo simpatico di alla no. No, fine. dai, simpaticissimo. Bene, aspettiamo questa sera. Andiamo a sistemare le ultime Sì cose. che Sì, sarà ora, sarà ora, Allora. sì.